Coach, possiamo dire che domenica contro Ferentino si chiude un mini ciclo con tante gare in pochi giorni, che sostanzialmente però vede un Agropoli uscirne bene. Ma guarda, non penso al mini ciclo, penso alla prossima partita, perché poi giochiamo dopo 4-5 giorni a venerdì a Roma. Quindi è semplicemente un periodo che andrà avanti fino al 6 di gennaio con partite ravvicinate. Pensiamo una partita alla volta, la partita da domenica con Ferentino è un'altra finale importantissima contro una squadra di buon livello come lo erano anche Rieti e Latina, forse qualcosa in più perché ha un organico con delle stelle importanti a livello di Lega 2, quindi i due punti saranno importantissime e la sfida decisamente impegnativa. Ferentino può contare su un giocatore molto importante che intanto è BJ Raymond, giocatore che mette in difficoltà per la sua molle, per il suo tiro da tre punti, perché è il leader della squadra. Di fianco a lui un altro esterno produttivo che è Gilbert, appena uscito dall'università, e un gruppo di italiani di importanza, di esperienza di alto livello, di importanza per la Lega 2. Inizio con Gigli e Imbro, giocatori che ho avuto piacere di allenare alla Virtus Bologna. Gigli con una carriera impressionante, è il centro di Ferentino. Imbro è il playmaker talentuoso, formano l'asse play pivot importante per loro. Poi altri due esterni come Musso e come Carnovali, che sono temibili tiratori, quindi un organico di tutto rispetto che arriverà qui molto determinato per via della sconfitta casalinga dell'ultima giornata contro un'altra squadra solida, cioè Agrigento. Coach, come si può fermare appunto una squadra così forte, un organico così forte? Beh, intanto iniziamo col dire che noi abbiamo vissuto una settimana, stiamo vivendo una settimana molto difficile, molto molto difficile, e questo fa sì che dobbiamo ancora di più compattarci, stare uniti, noi con tutto l'ambiente del Palacilento, perché le difficoltà che stiamo incontrando in questa settimana per allenarci insieme sono importanti. Infatti il fisioterapista Walter Guida e il preparatore Walter Allotta stanno facendo un grande lavoro per vedere se siamo in grado domenica all'ultimo di mettere assieme un roster completo. Quindi primo punto è sicuramente lavorare bene per ottimizzare le risorse e recuperare i giocatori che hanno delle difficoltà. E poi contro di loro è importante l'intensità, l'aggressività, perché hanno tanti tiratori, tiratore Imbro, tiratore Musso, tiratore Gilbert, tiratore Raymond. Gigli il pivot, anche lui apre il campo col tiro da tre punti. Dalla panchina Carnovali è uno specialista del tiro, quindi la principale caratteristica è che sono buoni tiratori. E noi dobbiamo lavorare sulla nostra aggressività difensiva per limitarli. Ecco, un'ultima cosa, coach, quanto può essere importante il pubblico del Palacilento? Sì, lo dicevo prima, abbiamo trovato diciamo una bella quadra nelle ultime due gare, creando un ambiente insuperabile, e noi dobbiamo assolutamente ripartire dalla partita con Latina, dalla partita con Rieti, perché dal mio punto di vista Ferentino è una squadra con più potenziale d'attacco, e i due punti di domenica sono importantissimi, e quindi dobbiamo creare un fortino, una bolgia, un ambiente come Agropoli e il Cilento sa fare, per sostenere questo gruppo di giocatori che arriverà domenica un po' incerottato. E quindi avrà bisogno a maggior ragione del nostro supporto.